tutti, oggi sono qua per mostrarvi come utilizzare il furoshiki. Ho già realizzato due video in cui vi spiego come utilizzare appunto il furoshiki per fare delle confezioni regalo, per avvolgere libri, quindi vi lascerò nelle schede qua sotto in descrizione gli altri precedenti video. In questo video vorrei focalizzarmi su come utilizzare il furoshiki come accessorio per capelli. Io utilizzo tantissimo il furoshiki per raccogliere i capelli, per spostarli dal viso, magari anche nei giorni in cui li ho un pochettino sporchi, o se vado al mare per proteggere la testa, insomma ci sono vari modi per utilizzarlo e potete utilizzare non solo il furoshiki ma anche una semplicissima bandana o delle sciarpe, dei foulard tipo in seta, comunque in tessuto molto leggero. Direi di partire subito con quello che utilizzo più frequentemente. Innanzitutto prendo un furoshiki di dimensioni abbastanza piccole, per intenderci sono le dimensioni di una semplice bandana, e lo piego a metà in diagonale in modo da ottenere un triangolo. A questo punto lo piego diverse volte in questo modo per ottenere una fascia. Una volta arrotolato lo faccio passare sotto i capelli in questo modo qua e faccio un nodo in cima. A questo punto procedo facendo un secondo nodo, ed è molto importante il verso in cui lo si fa per ottenere un effetto, diciamo, un po' più carino, ovvero facendo passare questa parte davanti e poi sotto. Così vedete che c'è un bel nodo. Ed ecco qua. A seconda dei vostri gusti potete scegliere se tenere il nodo centrato, se tenerlo invece tutto da una parte, insomma potete veramente giocarci. Si può legare poi il furoshiki allo stesso modo facendolo passare questa volta però sui capelli. Quindi in questo modo potete allargare anche un po' di più le bande laterali, a mo' di turbante, passatemi il termine. E questo è l'effetto. È molto carino anche se vi fate delle codine o delle trecce, ed è il metodo che utilizzo di più quando i capelli un po' sporchi, perché mi va a coprire la parte, diciamo, più critica dei capelli. Ora prendo invece un furoshiki leggermente più grande, ma andrebbe bene anche un po' più grande di questa dimensione qua, per utilizzarla a mo' di bandana. Lo piego sempre in diagonale, però questa volta non completamente a metà. Per intenderci, più o meno così. Lo avvolgo sulla testa, in questa maniera qua, e ci faccio un nodo semplice. A questo punto procedo facendo un secondo nodo per assicurare meglio la bandana. Dopodiché sposto tutto leggermente su un lato. Adesso qui ho l'etichetta che non taglio mai, però per intenderci in questa maniera qua. Qui ve lo sistemate comunque. Ecco qua. Sembra un po' impirata, però al mare vi assicuro che è comodissimo. Inoltre, se utilizzate un tessuto più morbido e svolazzante rispetto al furoshiki che sto indossando, potete anche decidere di metterci sopra un cappello, sempre per andare in spiaggia per tutti i giorni, è veramente molto chic. Un'altra cosa che potete fare se siete al mare è raccogliere i capelli e infilarli direttamente sotto la bandana, in modo da averli protetti e non in faccia, così non si sporcano, non si insabbiano e così via. Infatti secondo me i furoshiki sono ideali se avete i capelli raccolti.
non badate molto a quello che ho combinato in testa, però il concetto è questo, secondo me, anche se siete in casa a lavorare, se avete caldo, i capelli non particolarmente puliti, anche con i capelli raccolti, dà quella marcia in più. Tenendo i capelli raccolti potete usare il furoshiki anche come una semplicissima fascia. In questo caso prendete appunto un qualsiasi tipo di furoshiki o bandana, lo piegate a metà, sempre in diagonale per avere il nostro solito triangolo, e piegate. Questa volta invece che far passare il furoshiki dietro la testa, lo posizioniamo direttamente sopra. Così. E facciamo i soliti due nodi. Questo è bello da tenere in maniera simmetrica, in modo che si veda appunto un po' di lato, e la larghezza della fascia dipende molto da come arrotolate il furoshiki, quindi potete anche scegliere di renderlo più stretto. Io adesso ho preferito farlo largo per nascondere il più possibile i capelli, e lasciando queste due codine da una parte, fa molto un po' retro. L'ultimo modo in cui io utilizzo il furoshiki è incorporandolo a una treccia laterale. Sposto quindi tutti i capelli da una parte e li lego momentaneamente per poter prendere nel frattempo il furoshiki, che ho piegato come sempre a metà in maniera diagonale e poi arrotolato. Lo metto sopra, lo faccio passare ovviamente attorno alla testa, e mi porto le due estremità, più o meno badando che siano alla stessa lunghezza, dalla parte dove farò poi la treccia. Faccio un nodo dietro i capelli in modo da assicurarmi il furoshiki. Così. Divido in tre sezioni i capelli e aggiungo un pezzo di furoshiki a una ciocca mentre intreccio, e faccio la stessa cosa anche con l'altro pezzo di furoshiki, e poi proseguo come una normalissima treccia. Questo metodo è un po' più laborioso e le prime volte tocca farci un po' la mano, però secondo me è molto carino, soprattutto se dovete uscire e se avete un tessuto in contrasto con il vostro colore di capelli, in modo che spicchi particolarmente. Questi erano quindi i modi in cui io utilizzo il furoshiki sui miei capelli. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto se utilizzate anche voi il furoshiki come accessorio e come lo utilizzate, perché sono sempre alla ricerca di nuovi spunti e nuove idee. Spero vivamente che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!